È cominciata in un teatro Margherita gremito di studenti e ricercatori la quarta edizione del Festival dell'Innovazione. Un'edizione delocalizzata nel cuore pulsante della città di Bari per dimostrare che l'innovazione riguarda tutti indistintamente e non soltanto una ristretta elite. Dopo il video messaggio inaugurale del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, in collegamento da Roma, la presidente dell'ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, Eva Milella, ha dato il via alla 3 giorni di eventi. Sul palco allestito per l'occasione, Alba Sasso, assessore al diritto allo studio e alla formazione della Regione Puglia, Angelo Tommasicchio, assessore all'organizzazione e all'innovazione del Comune di Bari e rettore del Politecnico di Bari, nonché rappresentante del Comitato delle Università Pugliesi, Eugenio Di Sciascio. È un festival tutto da vivere e non da raccontare, ha detto la presidente Milella, perché l'innovazione deve essere un bagaglio integrante della nostra vita. Cosa dobbiamo aspettarci quest'anno di nuovo? Quest'anno di nuovo dobbiamo aspettarci l'interazione, cioè la possibilità di mettere mano a esperimenti, prototipi, giochi didattici, alla scienza, cioè viverla da protagonisti tutti quanti. Del resto c'è già movimento, non abbiamo ancora iniziato e c'è la città invasa da persone, da bambini, da ragazzi, da ricercatori, da passanti. Quindi la conferma che l'innovazione in Puglia è una realtà che ormai è partecipata da tutti. Migliorare i processi di organizzazione della società avendo ben chiara l'idea di sviluppo e di ecosistema. Eugenio Di Sciascio, rettore del Politecnico e rappresentante del Comitato delle Università Pugliesi, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del festival. Siamo una piccola nazione. Una regione all'interno di una nazione piccola, possiamo vincere una sfida che è enorme, che è globale, esclusivamente in maniera collettiva. L'università fa parte di questa sfida? Assolutamente. In che termini? È una parte fondamentale, perché la ricerca di base e a volte anche la ricerca applicata si fanno sostanzialmente nelle università, e perché attraverso la ricerca si deve fare formazione di qualità, perché le aziende vengono in Puglia perché è vero, c'è un sistema attento, ma abbiamo per esempio anche buoni ingegneri, abbiamo buoni informatici, abbiamo buoni chimici, abbiamo quindi la capacità di riportare quello che è la ricerca poi come prodotto della formazione. Come convincere i ragazzi a restare qui in Puglia? Dando loro delle adeguate offerte, almeno economiche, finché i nostri giovani, che abbiamo evidentemente ben costruito e forgiato, troveranno fuori delle possibilità che qui non trovano, è giusto che avvenga così, ci deve essere un equilibrio che va raggiunto. È stato il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ad aprire la 3 giorni di festival in corso a Bari fino a sabato attraverso un video messaggio nel quale il governatore ha non solo parlato di innovazione ma anche spiegato i motivi per i quali vale la pena finanziare in Puglia un festival che ne parli. Un festival dell'innovazione, perché si possa uscire fuori dalla separatezza dei laboratori o delle accademie. E si possa incontrare la società, e perché la società sia consapevole che non è un capriccio ideologico o un modo sofisticato di stare sulla scena pubblica. Investire sull'innovazione significa veramente annunciare futuro. Per questo auguro un buon successo al Festival dell'Innovazione che si svolge a Bari in questi giorni, e spero che questo sia il sentiero su cui la Puglia possa continuare a guadagnare esperienze importanti, che sono esperienze di distretti industriali, che sono esperienze di scuole di formazione, che sono esperienze di applicazioni concrete di quelle tecnologie, affinché possano rendere la cura del territorio, la cura delle persone, la cura dei nostri beni comuni veramente la cifra fondamentale su cui noi guardiamo il nostro presente, capaci di prendere per mano il nostro passato e di proiettarci verso un futuro migliore.
È grazie agli investimenti nella ricerca e nell'innovazione che le piccole e medie imprese pugliesi hanno resistito alla crisi. Ma in questi 10 anni la scuola pugliese non è stata da meno, diventando fucina straordinaria di innovazione e di attività di laboratorio. L'assessore al diritto allo studio e alla formazione professionale della Regione Puglia, Alba Sasso, lo sottolinea nel corso dell'inaugurazione del Festival. La Puglia è cambiata perché ha investito nella loro formazione. Si è occupata del disagio e si è occupata dell'eccellenza. Cosa si prova? A vedere tutto questo movimento, tutta questa partecipazione? Una grande soddisfazione. Se il nostro lavoro è servito a dare a questi bambini, a questi ragazzi, una opportunità in più, e io credo che è servito a questo, penso che possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro. Il Festival dell'Innovazione, il lavoro che ha fatto l'Agenzia regionale, è uno straordinario lavoro. Un paese se non cresce, se non investe in ricerca e in innovazione. È il nostro presente, ma è lo strumento per costruire il futuro. Anche l'assessore all'organizzazione e tecnologia del Comune di Bari, Angelo Tomasicchio, elogia il lavoro svolto dalla Regione Puglia in questi 10 anni e lancia un appello ai giovani. I giovani devono restare in questa regione, devono crederci. La Regione Puglia è ormai una delle locomotive principali in Italia e in Europa proprio nel settore dell'innovazione. Quando si parla di innovazione non si parla soltanto di digitale informatica, si parla di innovazione nella meccanica, si parla di innovazione nell'ambiente, nella sanità, e la Regione Puglia può fare scuola in tutta Italia. Sul piano operativo il Comune di Bari cosa intende fare? Il Comune di Bari intende ad esempio ridurre i tempi di attesa, eliminare le code, cercare di dare il maggior numero possibile di servizi in modo tale che i cittadini da casa, attraverso appunto l'utilizzo di strumenti informatici, possano ricevere le informazioni che chiedono alla pubblica amministrazione. Il nostro sogno è abbattere quelle che sono proprio le barriere amministrative che tanto fanno agitare i nostri cittadini. Vi piace l'idea di usare il bike sharing, ma puntualmente le colonnine in città sono sempre vuote? Get Easy Bike potrebbe essere l'innovazione salvifica del futuro. L'innovativo progetto, ideato e realizzato dall'omonima associazione di promozione sociale, è risultato vincitrice del bando Principi Attivi 2012. Semplicemente iscrivendosi alla community e scaricando un'applicazione, sarà possibile individuare le biciclette disponibili più vicine, H24, e in qualsiasi punto della città, anche periferico. Presentato questa mattina nell'auditorium della Vallisa nella prima giornata del festival. Avviato in via sperimentale tra maggio e settembre 2014, in collaborazione con il Politecnico di Bari, ha avuto 200 utenti individuati tra gli studenti e un numero complessivo di 50 biciclette. I vantaggi, spiega Gaetano Raimondo, l'informatico del progetto, è di eliminare il costo di installazione e manutenzione delle colonnine di sosta, gravoso soprattutto per i piccoli comuni, nonché lo svantaggio di recuperare e ridistribuire giornalmente le biciclette. Ogni luogo sarà reso disponibile per la presa o consegna delle bici, purché raggiungibile e coperto da sistema GPS. I costi si prevedono gratuiti per l'uso nella prima mezz'ora, tempo medio analizzato per un percorso cittadino. Attualmente il progetto è in concorso per partecipare a Edison Pulse, finalizzato al finanziamento delle start-up innovative. Ci piace dire, aggiunge Raimondo, che nel periodo di sperimentazione operativa i nostri utenti hanno percorso in totale la stessa distanza che c'è tra Bari e Barcellona. E chissà che il futuro innovativo di Get Easy Bike non sia valicare i confini regionali.